Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Assolutamente. Noi a volte esageriamo, però tecnicamente quello che lei ha citato si chiama dissenso. E nei confronti di una guerra il dissenso non soltanto è legittimo, ma in alcuni casi, se è convinto, è doveroso. Stiamo parlando di una guerra e di una invasione. Che qualcuno possa dire, anche in Russia, non sono d'accordo, è legittimo e, aggiungo, doveroso. Vorrei soltanto ricordare qui a lei di tutte quelle persone arrestate che probabilmente sono ancora in galera per avere manifestato dissenso nei confronti dell'invasione dell'Ucraina. Non dimentichi mai tutto ciò. Questo è quello che fa la differenza tra le grandi democrazie occidentali, tra l'Italia e, se lei mi consente, in questo momento il suo paese. Vorrei che lei si battesse per le libertà del suo paese. Vede, abbiamo bisogno che persone giovani come lei a un certo punto prendano in mano il destino del suo paese. Vede, non dimentichi mai, lei ha gli occhi chiari, ha dei begli occhi verdi. È una cosa molto toccante. Non dimentichi mai una frase molto importante detta da un grande poeta. Nadana, voglio soltanto dirle che Marco Minniti è stato in questo paese il nostro ministro dell'interno e che conosce anche bene la Russia. Insomma, se lei mi consente, non dimentichi mai, lei che c'ha gli occhi chiari, una frase di Baudelaire che diceva esattamente questo: guarda gli occhi, negli occhi c'è la dolcezza che affascina e il potere che uccide. In questo momento è molto importante la dolcezza che affascina. Lasciamo stare il potere che uccide. Va bene, Nadana, direi che ci vediamo presto, nel senso che noi adesso continuiamo la nostra discussione, spero che tu abbia voglia di tornare qui da noi. Tra l'altro volevo soltanto raccontarti, a proposito della stampa italiana e del dibattito in Italia, che oggi ci sono molte polemiche che ti riguardano sui nostri giornali, perché il fatto che tu sia stata invitata in varie trasmissioni televisive, specie nella RAI, che è la TV di Stato italiana, ha fatto sì che la Commissione di Vigilanza abbia chiesto che si capisca se tu sei davvero una giornalista o invece sei una rappresentante, una funzionaria del governo di Putin, una spia, ecco. Possiamo stare tranquilli, sei una giornalista e non una spia? Ridi, però qua c'è una commissione d'inchiesta col Copasir. Dialogo serio, è una cosa molto seria. Posso avere poi il link di questo? Come ogni spia, bisogna mettere il giusto occhiale e dire: non sono una spia. Naturalmente stiamo scherzando, però sono una giornalista. Sono molto contenta del fatto che ho la possibilità di parlare ai colleghi in Italia. Sono molto felice di avervi conosciuti. Come mai bisogna subito interpretare i nostri dialoghi? Perché bisogna decidere che io personalmente sono stata inviata da Putin a minare lo Stato italiano. È una cosa assurda. Siamo dei giornalisti, stiamo parlando in una trasmissione, ognuno dice ciò che pensa sul problema comune che noi oggi chiamiamo l'Ucraina. Perché dopo di questo dobbiamo considerare che io sia una spia? È una grande domanda. Prima di tutto verso l'Europa, penso. Perché così? Perché un giornalista russo nella vostra trasmissione deve essere per forza una spia? Non sono soltanto una giornalista. Io sono per la libertà della parola, per la libertà dei media. Comunque, io penso che questa sia una grande responsabilità. Se mi inviti, vengo anch'io alla trasmissione in Russia, perché avrei piacere anch'io di confrontarmi raccontandovi quello che noi vediamo qui con i nostri occhi tutti i giorni. Ora mi sta collegando con me Riccardo Coletti, che è un altro dei tanti inviati bravissimi che ci sta raccontando l'Ucraina in questi giorni. E una cosa te la posso garantire, dando per scontato la tua buona fede, la tua onestà intellettuale, che noi qui vediamo davvero una guerra, non un'operazione militare speciale. Questo te ne posso garantire. Quindi, se avrai voglia di continuare questo dialogo, io ne sarò molto contenta. Ti saluto, ti ringrazio.